Ringraziamo il nostro direttore di Sport Press 24 Stefano Ghezzi, ci ha raggiunto Giuseppe Calvario, il nostro collega, carissimo amico. Buonasera. Ricordiamo subito per la sinergia, Giuseppe, sì, anche dove tu puoi, ecco, e lavori tranquillamente con il sito Unfolding Roma per quanto riguarda, insomma, gli articoli sullo sport, e poi su Radio Stonata gestiamo lo sport, sempre lo sport. Giuseppe, ci siamo soffermati sulla conferenza stampa di Sarri di ieri. Lui ha parlato di alcuni singoli, certamente ha ribadito come alcune società e squadre a livello di organico e di investimenti sono superiori alla stessa Lazio. Che pensiero ti sei fatto tu, Giuseppe? Che secondo me a noi giornalisti in sala stampa ha fatto un discorso, ma poi alla squadra ne abbia fatto un altro. Ecco, io sono quasi convinto. Questa è la tua lettura? Io sono quasi convinto, ovviamente non a che cosa serve fare programmi, anche perché, parliamoci chiaro, Massimiliano ha detto la cosa vera, cioè la Roma come livello ingaggi c'è superiore, anche forse come organico di numero, non negli 11 titolari. La Lazio è più la 7, no? Sì, quest'anno, sì, certo. Però le occasioni, onestamente, Giuseppe, c'è del rammarico, perché occasioni perse ci sono state. Sì, io una però guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, nel senso che poi comunque non hai perso il punto, ti rompe che hai perso a Lecce, ti rompe aver perso i punti con l'Empoli o con la Fiorentina stessa, ma ci sono dei momenti in cui bisogna anche accontentarsi. Ti ricordi Guido De Angelis lo diceva sempre, un passettino dopo la volta. Quindi tu dici che punto con la Fiorentina, anche se non me era lo questa prendo, Fiorentina, perché può darsi quello di Verona. Quello di Verona me lo prendo lo stesso, perché non è detto che a fine campionato quei due punti ci facciano comodo. Quindi aspettiamo a dare i giudizi, perché noi alla fine siamo quarti in classifica, non siamo settimi. È vero che il Napoli è lontanissimo, non ci possiamo fare niente, ma le altre poi stanno tutte là. Questa sera, Giuseppe, è un avversario come sempre stato ostico, no? Storicamente con l'Atalanta. Non vinciamo con la vita, eppure Milinkovic Immobile, ma quanto risale? 5 anni fa. Mi ricordo lo 0-3 del primo tempo, quando poi ci fu il 3-3. Quindi è una bestia nera, che però a Bergamo l'abbiamo sfatata, poi perdevamo sempre anche a Bergamo, quindi non è detto. Io voglio vedere la Lazio dopo tutti questi pochi, non sono pochi giorni di riposo, comunque ci sono stati giorni di riposo dopo lunedì. Aspettiamo, perché chi ce lo dice che tiriamo fuori una prestazione stile Milan? In queste ultime settimane ha riproposto Isai. E devo dire che effettivamente Isai sta rispondendo. Anche a differenza, se a Verona, no, l'avrei messo prima. Oh, e qualcuno pensa, e perché non gioca più Manuel Lazzari? Giuseppe. Ecco, perché, bella domanda. Questo, lui non c'è, in conferenza stampa non ha risposto su questa cosa. È solo un calo di forma, è successo qualcosa, però con Lazzari ogni tanto questa cosa succede con Sarri, anche nell'anno scorso, anche 2 anni fa era la stessa cosa. Quindi io mi spero che, insomma, se Lazzari sia uscito fuori le righe, ma non fuori le righe come comportamento, probabilmente come interpretazione del ruolo, se Lazzari ritrova pure un pochino di forma, potrebbe essere la nostra arma in più. Però diamo atto al tecnico, ovvero la critica sì, ma Isai non è che ha fatto casino o ha fatto danno, c'è mancata la spinta. Però non hai perso. Quanto manca Ciro Immobile in questa Lazio, il nostro Ciro Immobile? Ciro Immobile ci manca tantissimo, perché prima era palla a Ciro e si abbracciamo indipendentemente dal modulo. Siamo a febbraio, io voglio vedere ancora, te lo ridico ancora una volta, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Il campionato è ancora lungo, Immobile tornerà a segnare, perché l'ha sempre fatto. Ce l'aveva anche Signori il periodo di pausa. Immobile ne viene da un brutto infortunio. Certamente. E poi non si è giocato, quindi quello non va bene, perché se non puoi allenarti quando vuoi, ma il calcio è un'altra cosa poi quando si scende in campo davvero. Io spero che già stasera segni anche un gol per tornare psicologicamente ad essere l'Immobile che conosciamo, perché anche una questione psicologica. Noi siamo contenti, perché ti salutiamo con questo ottimismo di Giuseppe. Sì, io stasera, perché effettivamente da un punto di vista ambientale si sta ricreando un po', che ti devo dire, Giuseppe, correggimi se sbaglio, quell'amarezza, no? Sì, ma l'amarezza nella, è il quarto posto nella tifoseria. Non possiamo essere, sì, la Juventus è stata penalizzata, quindi a livello teorico siamo quinti, ma noi non ce ne frega, noi non ci deve fregare, c'è stata gente che ci ha vinto gli scudetti con le penalizzazioni, certo, quindi certo, siamo preoccupati noi. A me, io voglio guardare la Lazio e voglio sapere e pensare che siamo ancora a febbraio e c'è tempo poi per volare. Grazie Giuseppe, buon lavoro. Salute, e forza Lazio sempre.